Eccoci rientrati amici e amiche di pomeriggio, come abbiamo preannunciato è qui con me un ospite che vado subito a presentare. Stiamo in compagnia di Francesca Persia, candidata tra le file della Lega in provincia di Teramo per le prossime elezioni regionali in programma per il 10 marzo. Buonasera, buon pomeriggio. Meglio, prima di iniziare io le volevo chiedere una cosa, è giusto comunque che si deve un po' presentare agli amici che la stanno seguendo? Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Federico, grazie per l'invito. Sono Francesca Persia, sono originaria di Tottia di Crognaleto, un piccolo paesino nell'entroterra teramano. E ho 44 anni, non mi vergogno di dire la mia età, sono una mamma felicissima di due splendide ragazze, Carol ed Eleonora, e sposata, e sono un'imprenditrice edile, figlia d'arte. Mio padre ha fondato nel 1980 la sua azienda, ho iniziato a lavorare con lui, nel frattempo studiavo anche e ho deciso a un certo punto di proseguire quella che era l'attività di impresa di mio padre. Nel frattempo mi sono anche appassionata alla politica, anche se già da ragazza frequentavo gli ambienti politici universitari, così come Alleanza Universitaria, all'Aquila, ho studiato Economia e Commercio e ho potuto conoscere anche tanti attori attuali della politica regionale. La cosa che vorrei comunque specificare è che lei è la prima dei non eletti in Parlamento. Sì, sì, tra le file però di Forza Italia. Sì, io sono sempre stata una forzista, una delle berlusconiane della prima ora. E, ho ricevuto diversi incarichi da Forza Italia, mi sono sempre messa a disposizione del partito. Il partito mi ha dato tantissimo, ma io ho restituito altrettanto, anche a volte togliendo qualcosa a quello che era il mio lavoro e la mia famiglia. Ma ho deciso io di farlo e l'ho fatto con amore e con un spirito di servizio che mi contraddistingue. Nel 2022 il coordinatore regionale Nazario Pagano mi ha proposto la candidatura alla Camera dei Deputati. Io ho accettato con entusiasmo e con amore la candidatura e sì, sono la prima dei non eletti alla Camera dei Deputati in quota Forza Italia. E adesso però ha deciso di essere tra le candidate della Lega. Come mai poi questo passaggio alla fine? Perché nel frattempo ci sono state diverse dinamiche che mi hanno portato comunque ad allontanarmi da Forza Italia. E sono stata, quando ho deciso di lasciare il partito e la notizia comunque si è sparsa, sono stata contattata dapprima dall'imprenditore Gianluca Zelli di Azione Politica. E volevo qui fare una precisazione perché tanta gente mi chiede se sono di Calenda oppure c'è altro. Cioè, Azione Politica non è Azione di Calenda, è un'altra cosa. È comunque un movimento civico di centrodestra che esiste da prima che esistesse Azione di Calenda. E Gianluca Zelli mi ha proposto, mi ha cercata, ci siamo incontrati, abbiamo avuto diversi incontri e ci siamo fatti diversi ragionamenti. Lui comunque già aveva stipulato comunque un accordo con la Lega in Regione Abruzzo, quindi con il coordinatore regionale Luigi Deramo, per partecipare insieme nella competizione elettorale nelle quattro province. Quindi Azione Politica avrebbe fornito dei candidati a Deramo nelle liste provinciali in quota Lega. Qual è la sua idea di politica? Perché comunque ci ha raccontato che lei nella vita ha studiato, comunque sempre lavorato e comunque è stata sempre nel mondo della politica. Sì, ma guardi, io in realtà ho sempre vissuto, oppure visto e immaginato e amato la politica nel valore più aulico che dovrebbe pertenere un pochino a tutti, che è quello del servizio nei confronti del prossimo. Io ho iniziato a, se posso dirlo, a non fare politica, però ad occuparmi e a considerare il prossimo negli oratori della parrocchia. E quindi abbiamo iniziato a riunirci proprio da ragazzini e quindi davamo una mano alla signora anziana per riportare la spesa a casa, ci si dava una mano tra famiglie, da lì abbiamo iniziato anche con altre amiche ed amici a parlare anche di altro, al di là di quella che era la semplice comunità del paese. Quando poi mi sono trasferita a Teramo, perché io le scuole medie e le scuole superiori le ho frequentate qui a Teramo, io vivo a Teramo da quando avevo 11 anni. E quindi mano a mano che la passione nei confronti della considerazione del prossimo cresceva, ho iniziato ad avvicinarmi e a pensare di fare qualcos'altro di più organizzato.
e quindi ho iniziato ad avvicinarmi alle varie associazioni politiche, sono stata anche avvicinata all'Aquila, poi c'è stato ecco proprio l'inserimento in Alleanza Universitaria. Frequentavo anche il gruppo di Comunione e Liberazione all'Aquila, sono un'ex cellina, e poi quando sono tornata a Teramo comunque già avevo un'idea più concreta della politica. Quindi quando sono tornata a vivere a Teramo mi sono iscritta immediatamente al PDL, che il presidente Berlusconi comunque ha sempre sognato, e quella volta era riuscita a realizzare quello che era la sua idea di riunire il centrodestra. Dopo il PDL, quando si è sciolto il PDL, dalla prima ora sono entrata in Forza Italia e poi eccomi qui. Lei ha ripercorso un po' tutta la sua vita, però la cosa che mi preme anche sottolineare è il fatto che lei è una mamma di due ragazze. Che momento stanno vivendo le nuove generazioni e come si fa a riportare le nuove generazioni a vivere il tessuto sia politico ma anche economico e culturale della nostra regione? Sì, io sono mamma di due ragazze splendide. La mia prima figlia, 18enne, vive negli Stati Uniti e studia negli Stati Uniti. Ha preso questa decisione e noi da genitori, non fa proprio piacere avere una figlia dall'altra parte del mondo, però abbiamo deciso di assecondarla, così come secondo me il mandato di tutti i genitori è tenuto a fare. E lei studia medicina lì, però l'altra mia figlia frequenta il secondo liceo scientifico qui a Teramo. I ragazzi di oggi secondo me vivono una sorta di disorientamento, sia nei confronti dei valori tradizionali, ai quali noi siamo abituati tra l'altro, che è quello della famiglia unita, la famiglia che vuole comunque imporsi in un contesto sociale in maniera unitaria. Vive i ragazzi di oggi ecco, sono anche molto disorientati da tutto l'ammasso di notizie non filtrate che si trovano proposti nei social, passano troppo tempo sui social e i social secondo me sono anche poco controllati, sì, assolutamente, ma già da ragazzini secondo me viene fornito troppo presto un cellulare ai ragazzi. E come si fa, visto il momento così di difficoltà, la politica lì deve anche intervenire per cercare un po' di pianificare un percorso di rilancio, anche partendo ovviamente dall'istruzione? Ma noi dovremmo innanzitutto ridare un ruolo sociale proprio ai ragazzi, perché i nostri ragazzi non è vero che sono proprio dei nullafacenti, dei nerd, io adesso non conosco perfettamente i titoli, come il si linguaggio chiama, giovanile. Il linguaggio giovanile, certo mi sono sentita dare della boomer da mia figlia, non capivo se mi stesse facendo un complimento piuttosto che un'offesa, dopo ho capito che era la seconda, però vabbè. Comunque dovremmo tornare, secondo me, innanzitutto a dare un esempio, a dargli una bandiera in cui credere e dei valori su cui fondare quello che è il loro agire. Scendendo proprio nello specifico, visto che prima ho parlato dei social, dare proprio delle restrizioni già quando iniziano ad attivare i primi account, perché è vero sì che si possono registrare a qualsiasi età, anche se in realtà ci sono dei limiti che fino a 16 anni non possono neanche avere un account personale, però sappiamo perfettamente che poi loro conoscono tutte le scappatoie però ecco, fornire anche quelli che sono i documenti di identità quando uno va a registrarsi, oppure, e da parte dei genitori un controllo maggiore. Perché è vero sì che se prima noi siamo cresciuti per strada, perché la nostra comunque è già un'altra generazione, quindi ogni tanto incontravamo la mamma che ci veniva a cercare piuttosto che la zia che ci sbucava da dietro l'angolo, oggi il mondo di internet è un mondo difficilmente anche controllabile. E purtroppo però questo comunque è un argomento che a livello locale non si può risolvere. Questo no. Però la sua idea di politica, visto che si è candidata come consigliera, quale potrebbe essere? Quali potrebbero essere le iniziative, i progetti che lei può portare in maniera attiva a livello regionale? Sì, ma dovremmo iniziare veramente a dargli un input affinché amino le loro radici. Volare è giusto, io ho una figlia all'estero, però indicargli la strada del ritorno per noi è un dovere. Quindi rendere anche i territori
più appetibili, più come dire, attraenti, affinché i nostri giovani non lascino le proprie radici. Anche questo è un nostro dovere, un dovere che appartiene alla politica. Quindi investire, secondo me, anche su quelli che sono le strutture sportive, centri di ritrovo, piuttosto che anche biblioteche, centri di aggregazione dove possono discutere di quelli che sono i loro problemi, anche se seguiti, che so, da un professionista specifico che possa anche rispondere a quelle che sono le loro esigenze, perché più delle volte anche con noi genitori i ragazzi si temono un pochino ad aprirsi, e quindi secondo me anche avere delle guide fornite proprio da quella che può essere l'ASL piuttosto che un'altra struttura. A livello, sì, scusa. No, nel senso, comunque è importante specificare un pochettino quali possono essere le sue idee. Ce n'è uno in particolare che lei vorrebbe portare in regione? Per i giovani? In generale. Sì, io sono molto legata a quello che è il mio territorio. Io ho viaggiato tantissimo, vengo, vi ripeto, dalle aree interne. 3 mesi d'estate comunque sono al mare e vivo il resto dell'anno a Teramo città. Quindi per me mettere a sistema quelli che sono le potenzialità turistiche di tutte e tre, a me non piace parlare di campanilismi, piuttosto che selezionare e dare un confine esatto a quelli che sono sia territori ma anche nell'ambito sociale, a me non piace dare definizioni perché creano di per sé comunque dei distacchi e delle differenze sui quali poi oggi come oggi purtroppo ci si specula un po' troppo. Però il territorio teramano ha proprio questo tipo di caratteristica, e per me rilanciare interamente quella che è la provincia di Teramo nel complesso e mettere a sistema le tre caratteristiche che sono montagna, collina, Teramo città capoluogo, come regista, e il mare, per me sarebbe, cioè, è il punto fondamentale su cui baserò tutta la campagna elettorale. Poi ecco, svilupperò un programma insieme con i referenti del partito che ringrazio e che mi ha candidata, supervisionati dal presidente Marco Marsiglio, che sarà comunque poi chi detterà quelle che sono le linee guida per la regione Abruzzo. Siamo arrivati alla fine di questo approfondimento. Marsiglio ha governato negli ultimi cinque anni, come è cambiato l'Abruzzo? Ma secondo me è cambiato in positivo, comunque ha investito tantissimo su quello che è stato l'apertura dell'Abruzzo nei confronti della regione che ospita la capitale, quindi Roma, investendo tanto sui trasporti, sulle infrastrutture, sulla sanità, ha investito tantissimo, la nuova rete ospedaliera ne è un esempio, adesso dovrà essere applicata e comunque anche rivista, dando anche, se posso dirlo e permettermi, un altro tipo di approccio e di prospettiva rispetto a quella che è la regione Abruzzo nei confronti dell'Italia, perché comunque il presidente Marsiglio è riuscito a portare in Abruzzo l'Abruzzo all'attenzione di tante figure istituzionali che gli altri presidenti sì hanno fatto, ma Marsiglio con un'incidenza maggiore, e non per ultima anche il segno che è stato dato dall'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si è candidata ed è stata eletta nel collegio Teramo L'Aquila. Io la ringrazio perché purtroppo è terminato il tempo a nostra disposizione, ma sicuramente ci rivedremo in vista delle elezioni che ricordiamo ci saranno il 10 marzo. Grazie mille a Francesca Persia. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti, grazie. Quindi amici, adesso è arrivato il momento di dare spazio agli amici del Bosco delle Meraviglie.